Intanto volevamo capire se è possibile assicurare queste benedette biciclette, perché cominciano a costare parecchio. Non so, la prende, la mette sul portabici, va all'autogrill, torna e non c'è più la bicicletta. Non andate all'autogrill. No, non andate all'autogrill, che i panini costano anche tanto. Esatto. Tutta una tirata e vai. Sì. Massimo benzina che la benzina vedi. E okay. Vai. Tutto ciò che è competizione e gare non è coperto. Bisogna fare una copertura a parte. Devi farne una. Una copertura a parte che ha un costo maggiore con delle garanzie specifiche. Sa. Dimmi tu, Sì, sì, funziona tutto, funziona bene, funziona... Bene. Pensate che è... Sì. Come se fossi in radio. Va perfetto. Vabbè, possiamo andare avanti a chiacchierare. Buongiorno, ecco. Ciao a tutti qua. Ragazzi. The talk numero 14. Aspetta un attimo. No, 15. 15. E eccoci qua, oggi si fa una bella chiacchieratina con Chi? Nostro ospite, anzi forse è il primo ospite. Ma dai. È il primo ospite della storia del talk. Ci volevamo riagganciare al discorso che è stato toccato leggermente col discorso delle ASD per le assicurazioni negli altri talk. Il nostro Marcin polacco, ormai lo sappiamo. Ci ha dato uno spunto perché effettivamente non ci aveva neanche mai pensato di parlare di assicurazioni sulle biciclette. Però per farlo abbiamo bisogno comunque per uno forza. Che ci lavora con le assicurazioni. Quindi tra i nostri clienti fortunatamente c'è anche questo. Abbiamo invitato qui Daniele e ci dirà un po' com'è il mondo delle assicurazioni per le bici e anche per noi stessi, perché poi ci sono anche le assicurazioni che si fanno, vabbè, giusto toccarsi, però no, ma è chiaro, da quando ci avete l'assicurazione personale è molto difficile farsi male, quindi e adesso vabbè, facciamo entrare Daniele. Grande Dani, dirige il maestro, canta. Daniele è un ciclista, il nostro cliente ovviamente, assicuratore, no? Di sì. Professione, quindi chi meglio di lui. Intanto volevamo capire, che in parte già prima mai risposto, se è possibile assicurare queste benedette biciclette, perché cominciano a costare parecchio e se uno va in giro, va all'autogrill, esce e non c'è più la bicicletta, diventa un problema. C'è possibilità? Allora, purtroppo è difficilissimo. Difficile, quasi impossibile, nel senso che i mezzi non targati, quindi che non hanno un libretto, qualcosa, e all'aperto, diciamo, non sono assicurabili. Okay. È possibile estendere l'assicurazione quando questi sono ricoverati in rimesse private. Quindi in box, in garage, delle pertinenze. Fare l'assicurazione, sì, alla casa. Assicurazione furto sulla casa, dove c'è un'estensione anche a questi mezzi qua. Purtroppo, brutte notizie. Se ce l'avete attaccata, ragazzi, alla macchina dietro e ve la fregano all'autogrill, non andate all'autogrill. Bocciata l'assicurazione per la bicicletta. Però c'è l'escamotage di farla nel garage tuo, puoi assicurare. Sì, che comunque succede spesso. Sì, sì. Che forzano i garage. Purtroppo sì, anche nei negozi succede. Succede anche nei negozi qualche volta. Nelle abitazioni private succede spesso. Quindi l'unica cosa, ecco, assicuriamo la casa e il garage dove teniamo la bicicletta col valore con idoneo. Con l'estensione, valore idoneo da vedere. Perché poi va tutto sul valore, no? Sì, va sul valore e la tipologia anche della casa. Un conto per la casa singola, un conto condominio, certo. Sistemi di sicurezza, se hanno allarmi o meno. Porta blindata o no, in una certa maniera o un'altra, bici legata, non legata, tutte quelle delle varie accorgimenti che, diciamo, vanno anche a abbassare il prezzo dell'assicurazione. Altra cosa molto importante però delle assicurazioni è, tu mi dicevi sempre che è l'assicurazione personale. Sì, io se ti fai male faccio un cappello, diciamo, che faccio spesso con i clienti, no? Logicamente la preoccupazione che mi dicevate del cliente è quello del furto della bicicletta, no? Che può essere 5.000, 7.000, 10.000 euro certo. di importo, però più di questo di solito non è.
La preoccupazione più grande invece dovrebbe essere il danno che noi possiamo fare a terzi o a noi stessi, okay, che sicuramente va a impattare in maniera molto più importante sul nostro patrimonio. Perché adesso facciamo un esempio banale, cammino per strada con la bicicletta, faccio cadere una persona che sbatte la testa, rimane inferma, e sono centinaia di migliaia di euro che possono incidere come risarcimento. Certo, certo. Con una copertura che costa una cavolata andare a coprire un danno del genere. Cioè parliamo di 4 euro al mese, 5 euro al mese. Ah, quindi costi piccoli per avere una copertura molto, molto importante, okay, per i danni a terzi. Quindi questo è danni a terzi? Sì. Poi dopo c'è il discorso... Che però è nominale, cioè è sulla nominale, persona. Questo va... Allora, noi la possiamo fare in due maniere. Uno, la classica polizza responsabilità civile della famiglia. Mm. Quindi va a coprire tutte le persone che stanno nel mio stato di famiglia, okay, per quanto riguarda i danni involontariamente cagionati a terzi nell'ambito della vita privata. Mm. Quindi esclude l'attività lavorativa, okay, e copre tutto quello che riguarda la vita privata. Ad esempio, classici, entro dentro un negozio, spacco un televisore da 50 pollici, lo faccio cadere, ho il bambino irrequieto che mi butta giù tutti i vasetti di cristallo, certo, lancio una macchinetta di ferro dal terrazzo e prendo uno in testa sotto, vado in bici, faccio cadere monopattini che adesso vanno molto di moda, no? Quindi tutto quello che è circolazione è coperto. C'è anche una piccola estensione che si può fare sulle nostre polizze auto, mm-hmm, dove con una piccola cifra aggiuntiva intorno ai 20 euro l'anno va a coprire la mobilità di questi mezzi non targati, quindi sempre bici, monopattino, sempre contro terzi, sempre per danni a terzi, ok. Quindi va a estendere un po' l'RC auto normale, estendo l'RC auto anche all'uso di mezzi... Certo, che tanto può succedere... Non targati, uso di mezzi non targati. Capito? Quindi sono delle coperture importanti che a volte non si conoscono. Non ci pensi neanche, perché dici, quando mi capita a me, io vado in montagna, però magari anche, che ne so, entro su un rifugio, spacco... Sì, sì. Mando in corto tutto quanto, quando metto in carica la batteria mi dico che è colpa mia, è lì. Esatto, ma qui c'è anche il Conero, no? Il Conero è un posto molto frequentato da pedoni, sono successi degli episodi. Anche quindi su può essere utile. A volte mi capita scendendo in bici, no? Incontri quelli che risalgono, sì, a piedi, gli monti sopra, gli vai addosso, dopo lì stabilire la colpa, non la colpa, comunque devo andare sempre ad affrontare un processo. Oppure una causa. Pensate anche alla fine del capriolo. C'è la strada, c'è la strada proprio sulla strada, che ovviamente non è un'autostrada, non è frequentata. Certo. Però capita c'è la sfiga, io quando finisci il capriolo sei abbastanza poco lucido da stare a guardare. Di solito vai e dici, se c'è qualcuno che mi prenda anche sotto. Vai, che capita. No, altra cosa delle assicurazioni, quelle su di noi. Sì. Perché anche lì. Lì cado, mi faccio male, posso avere danni più o meno importanti. Esatto. E quindi lì come funziona? Ma lì le garanzie è molto modulare come polizza, quindi possiamo costruirla da un costo di 100 euro l'anno fino a 10.000 euro l'anno, per dire ovvio, una cifra, no? Quindi lì le garanzie più importanti sono quelle di andare a coprire l'invalidità permanente, il rimborso spese di cura, che oggi magari andarsi a curare prima possibile e meglio possibile, bisogna andare sulle strutture convenzionali, private o altro, che purtroppo il sistema è questo, che costano, quindi avere una copertura, io dico, ok, ho la possibilità di andarmi a curare dove voglio, quando voglio, in tempi più rapidi è importante. E anche l'assenza da lavoro. E l'assenza da lavoro, che è avere una diaria per ogni giorno che sono assente dal lavoro. Okay. Quindi questo è... Diciamo, sono le due cose più importanti da valutare. Ci sono danni gravi, per dire, e meno gravi, no? Io mi spacco una clavicola, è meno grave se mi spacco un femore. Cioè, sì, dopo quello è l'invalidità permanente. C'è, no? Un concetto di punteggio? Sì, lì ci sono le tabelle INAIL, okay, che danno dei punteggi in base alla gravità dell'infortunio che hai, quindi sia alla zona sia alla menomazione che eventualmente che rimane. Che un conto, sì, mi spacco un ginocchio, però ritorna dopo, meglio di prima, perché me l'hanno fatto benissimo, ma l'invalidità è ridotta, non lo piego più, ho un'invalidità più importante. Certo. Quindi ovviamente tu consigli di assicurarsi, no? Qualche volta sì, dai, diciamo che ci provo. Interessante, alla fine è un mondo anche quello, se uno deve fare due conti, una piccola assicurazione
privata sulla propria persona senza accedere a quelle delle ASD, che certo, quelle lì sono un po' base. Beh, no? Quelle diciamo hanno delle coperture con franchigie alte, molto basiche, diciamo, sì. E un'assicurazione contro terzi di quelle che coprono un nucleo familiare, che abbiamo visto che costano veramente poco. Un esempio per dire, se uno vuole essere sicuro di tutto e per tutto, no? Assicurazione contro terzi, anche contro infortuni per se stesso, tu che tra l'altro sei anche ciclista, quanto va a spendere una persona? Ma diciamo, l'RC verso terzi, come dicevo, parte dalle 50 euro a seconda del massimale che metti fino a 100 euro, da 50 a 100 euro l'anno, ci stai come range. Gli infortuni, avere una discreta polizza infortuni, 500-600 euro l'anno. Poi dipende anche questo, siccome è una polizza 24 ore, quindi non è che copre soltanto l'attività che vado in bici. Certo, copre tutto. Copre tutto, l'attività lavorativa, l'attività al tempo libero. Però mi pare che non coprivano se fai le gare. No, sempre escluse gare e competizioni. Okay. Raduni sì, perché non è competitivo. Sì, tutto ciò che è competizione e gare non è coperto. Bisogna fare una copertura a parte. Devi farne una. Una copertura a parte che ha un costo maggiore, con delle garanzie specifiche. Dicevo, il costo va in base anche all'attività lavorativa che fai. Certo. Nel senso, un muratore ha più rischi di un impiegato. Certo. Quindi il lavoro viene pagato. Bisogna tenerne conto, sì, perché comunque copro anche l'infortunio sul lavoro. Bene, direi che più o meno abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, no? Beh, sì, dai. Spero una chiacchierata. Di essere stato. Ma come no? Bellissimo. Poi sei il primo ospite dei tuoi. Sì, sì, cavolo. Sì. Ospite numero uno. Ci vediamo la prossima volta. Allora. Esatto. Quindi tenete la bici in casa, chiudete il garage. Chiudete tutto bene, quanto. Legate tutto. Grazie, grazie, ragazzi. Ciao, 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 ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.